scelta per segno del mondo e per te si diffonde un lieto messaggio. Nomine Santa Chiesa Regno d'amore, ora la terra Cristo ti onorerà. Tu rinnovi nei figli il mistero di Cristo, tu ridesti nel mondo salva. Nobile Santa Chiesa Regno d'amore, dona la terra Cristo ti onorerà. Il tuo regno d'amor non conosce confini, trasformano in uno, uno solo per fede, speranza e amore. Nomine Santa Chiesa Regno d'amore, dona la terra Cristo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. La preghiera per Cristo raggiunga il suo cielo. Il tuo spirito infondi noi la letizia e per te si diffonde un lieto messaggio. Nomine Santa Chiesa Regno d'amore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Stamattina nella preghiera dei fedeli c'era una intenzione. Presbiteri sappiano vedere nel loro vescovo la figura di Cristo buon pastore che li conferma nella fede. E poi aiutino i presbiteri, aiutino i fedeli ad avere un rapporto particolare con il loro vescovo. È una intenzione di preghiera
per il Vescovo certamente, che sulla scia di San Martino è il nostro Vescovo, che è il buon pastore, che ci aiuta a camminare sul tracciato dei nostri padri. Eccellenza, quindi grazie per la sua presenza, perché attraverso di lei vediamo la figura di Gesù Cristo, buon pastore, ma anche la figura di San Martino, che ci sostiene, ci incoraggia, ci aiuta a vivere il mistero della fede, della speranza e della carità cristiana. Saluto anche il signor sindaco, dottor Franco Ancona, che è presente a questo sacro rito. Colgo l'occasione di salutare i cavalieri del Santo Sepolcro nella persona del preside della sezione di Taranto e del delegato di Martina Franca. Però un saluto particolare voglio rivolgerlo a coloro che rendono più ricca e più bella questa celebrazione in onore di San Martino. Sono i nostri amici, chiamiamoli così, dell'associazione Unitalsi. Perché ci ricordano quello che noi abitualmente siamo chiamati a dover fare nella serenità, nel silenzio, nella tranquillità. E io colgo occasione per invitare il signor sindaco e tutti coloro che hanno responsabilità di avere un atteggiamento di privilegio, ecco, privilegio nei confronti delle persone che in un modo o nell'altro sono impediti a partecipare attivamente. Quindi oggi, grazie a Teletrullo, tanti nostri anziani malati possono seguire, ma chi desidera prendere parte dal vivo è bene che venga aiutato ad essere presente, perché per loro è una ricchezza enorme. Proprio l'arcivescovo ieri sera nel suo intervento alla città diceva che la fede aiuta a vivere la vita. Non è solo una intenzione, ecco perché spendo due parole, perché sia data, ecco, maggiormente questa occasione di partecipare qui o altrove. Certo, ci sono alcune cose da dover preparare meglio, senza dubbio, ma quando si tratta di costoro che si trovano nella condizione di essere impediti, veramente dovremmo essere più buoni, più larghi nel concedere tutti i permessi possibile. Stamattina sono venuti qui facendo un lungo percorso sotto il sole e certo, oltre alla condizione fisica, subiscono anche questo disagio. Sono convinto che il signor sindaco prenderà atto di questo mio povero appello, perché vi sia data sempre di più la possibilità di partecipare in Basilica, proprio perché dovrebbe essere sempre la casa di tutti. Quindi grazie per la vostra presenza. E soprattutto grazie oggi per la vostra preghiera e il sacrificio che avete fatto, l'affidate a San Martino, a Santo Comasia, per il bene della nostra città. Grazie. Grazie Don Peppino per il cordiale saluto e ci attingiamo a celebrare questa solenne liturgia in onore di San Martino, di Santa Comasia, i santi patroni, perché sia un momento di rilancio, di rinnovamento di tutta la vita. Si parla oggi troppo, tante volte, di rilancio, ripresa, resilienza. Il punto da cui tutto deve ripartire è il cuore di ciascuno di noi. Spalanchiamo il cuore al mistero dell'amore di Dio che San Martino ha seguito e continuiamo nel cammino della vita della fede, ma anche in una presenza attiva, buona per il bene comune nella nostra società. Per celebrare questi santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie, Kyrie, eleison. Insieme. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis, bonae voluntatis. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unis, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre, la gloria del Padre. Amen. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis, bonae voluntatis. Preghiamo. O Dio, che hai fatto risplendere la tua gloria nella vita e nella morte del Santo Vescovo Martino, rinnova nei nostri cuori le meraviglie della tua grazia, perché né morte né vita ci possono separare dal tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia.
Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per allietare gli afflitti di Sion, per dare loro una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, canto di lode invece di un cuore mesto. Parola di Dio. Canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione. Farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto, è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Canterò per sempre. Ho trovato Davide mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato, la mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Canterò per sempre l'amore del Signore. La mia fedeltà e il mio amore saranno con Lui, e nel mio nome si innalzerà la sua fronte. Egli mi invocherà. Tu sei mio Padre, mio Dio è roccia della mia salvezza. Canterò per sempre l'amore del Signore. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, affinché io non immonti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non ho monti in superbia. A causa di questo, per tre volte ho pregato il Signore che allontanasse da me, ed Egli mi ha detto, ti basta la mia grazia. La forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimora in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persuasioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Infatti, quando sono debole, è allora che sono forte. Parola di Dio. Grazie.
Signore, amatevi come io ho amato voi. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Lode a te, oh Signore. In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga e molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi?» Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì, e si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Reverendissimo parroco Monsignor Peppino Montanaro, reverendissimo vicario zonale Don Francesco Imperiale, Don Alessandro Fontò, viceparroco collaboratore, carissimi fedeli, signor sindaco,
amministrazione, ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, siamo inondati dalla grandezza e dalla vicinanza di San Martino e di Santa Comasia. Di San Martino perché è una figura straordinaria di vescovo, di pastore, di uomo di cultura, di persona capace di fondare vari luoghi di comunità. Siamo di fronte a una figura maestosa, ma allo stesso tempo siamo di fronte ad una figura umile e semplice, il santo della fede, della dottrina solida, ma il santo anche della carità, diciamo della vicinanza a chi è particolarmente povero, chi è bisognoso, chi è ammalato, quindi il santo della vicinanza, il santo che ha realizzato nella sua vita quello che abbiamo ascoltato nella prima lettura: lo Spirito del Signore Dio è su di me, mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri, ad affasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri. Il Signore mi ha mandato nel mondo per questa missione, e questa missione, che è la missione di Gesù, è stata realizzata da San Martino nella sua vita. Già prima di entrare nella vita religiosa, come soldato difende la sua dignità e la dignità degli altri, ed è il santo della carità. E così lui fa cose mirabili, innanzitutto con la vicinanza e poi anche con la dottrina, con la capacità di governo, con la capacità di portare avanti la vita non solo religiosa ma anche sociale e civile. Perciò anche nella nostra città qui di Martina Franca sempre l'esperienza della fede è unita a un'attenzione alla vita sociale, alla vita civile, alle autorità comunali, alle autorità che esistono per il bene del popolo, una grandezza che si manifesta nella semplicità. E perciò anche noi abbiamo cantato, abbiamo ascoltato il salmo responsoriale che parla dell'amore di Dio, un salmo bellissimo che parla dell'amore di Dio, perché è l'amore di Dio che manda Gesù sul mondo, nel mondo, è l'amore di Dio che suscita santi come San Martino e Santa Comasia, è l'amore di Dio che suscita nel nostro tempo la forza, la grazia, l'energia per una ripresa che parte dal cuore e non parte dalle cose superficiali, parte dal cuore, dal centro della vita. E il Salmo diceva: canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, la fedeltà di Dio. Perché ho detto, è un amore edificato per sempre, nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. L'amore e la fedeltà di Dio che si manifestano nell'amore e nella fedeltà del Santo Patrono. Ho trovato Davide mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato. Davide, l'unto di Dio, il Vescovo, l'unto di Dio, con l'unzione del Santo Crisma abbondante sul capo. La mia mano è il suo sostegno, il sostegno è la mano di Dio, il mio braccio è la sua forza, la forza viene proprio dall'amore del Signore che è eterno. La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui, fedeltà e amore. Nel mio nome si innalzerà la sua fronte e nel pericolo egli mi invocherà, tu sei mio padre. Mio Dio è roccia della mia salvezza. Mio Dio è roccia della mia salvezza. Quando potete, pregate questo bellissimo salmo che è il canto dell'amore di Dio, ma un amore di Dio che non rimane lontano, si manifesta nei suoi santi, diventa vicino a noi, e così anche noi potremo dire: canterò in eterno l'amore del Signore. Canterò il Signore perché ti sceglie, ti chiama. Chiama me, chiama i sacerdoti ad una vocazione particolare, ma chiama ciascuno di voi a una vocazione specifica nella vita familiare, nella vita sociale, a una testimonianza pubblica della nostra fede, a una testimonianza pubblica della ricchezza dei doni che noi abbiamo. E così noi giungiamo al Santo Vangelo di oggi, che ci dice tutta questa grandezza
che nel santo si manifesta nella sua semplicità, spesso la semplicità è come una scusa per non piegarsi di fronte all'amore grande di Dio. Gesù venne nella sua patria, venne a Nazareth, i discepoli lo seguirono. Giunto il sabato si mette a predicare nella sinagoga e tutti quanti rimanevano stupiti di come parlava, ammirati, e dicevano: da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è questa che gli è stata data? In un primo momento rimangono stupiti della grandezza, del messaggio, della sapienza, della novità che era Gesù, stupiti. Ma poi dopo vedete cosa dicono. E che sapienza è quella che gli è stata data? I prodigi come quelli compiuti dalle sue mani. Ma non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Joses, di Giuda, di Simone, le sue sorelle non stanno qui tra noi? Quell'epoca si chiamavano fratelli e sorelle anche i parenti, i cugini, quindi i parenti di Gesù stanno in mezzo a noi. Lui non è il falegname, ma pensate, il Verbo eterno di Dio si è fatto falegname. Il figlio di Giuseppe, falegname pure lui, si è fatto falegname, cioè la grandezza infinita è diventato uno del popolo, che lavora per 30 anni con le sue mani, che impara il sapore l'odore del legno, la sabbia, tutto quello che è legato alla lavorazione concreta del legno, e quindi vicinissimo. Ed era motivo per loro di scandalo, e quindi si scandalizzano. Qual è il motivo di scandalo? Non è possibile che il Verbo eterno di Dio sia il falegname. Ma no, doveva essere un sovrano, un imperatore, una potenza, il falegname, il Verbo di Dio. Uno vicino a noi, poi se vai a vedere la storia, uno che è nato poveretto a Betlemme, uno che ha vissuto in semplicità, il falegname vicino a noi, e si scandalizzavano. Questo è lo scandalo più grande, quello di considerare Dio semplicemente uno che sta in alto, lontano da noi. Invece lui si è incarnato, il Verbo si è fatto carne, è venuto vicino a noi e ci raggiunge attraverso la presenza della Chiesa, particolarmente attraverso la presenza dei santi. Raggiunge te in questo momento particolare. Raggiunge tutti noi in questo tempo di pandemia che è ancora in corso e non dobbiamo sottovalutarla. Raggiunge ciascuno di noi quando vedeva che un amico suo del cuore o un parente moriva, si faceva la grande domanda: ma che cos'è la mia vita? Ma questo può succedere anche a me? Ma questo posso io perdere la vita? E chi è che salva la mia vita? Chi è che riscatta la mia vita? Chi è che la riscatta? Chi è che la redime? Chi è che mi dà speranza quando un parente carissimo lo perdo? Chi è che mi dà speranza come quando sono stato a benedire l'urna con i resti di Gianvito, il giovane morto in Thailandia, e nel dolore immenso? Chi è che dice: questo ragazzo non è scomparso nel nulla, ma continua? Solamente quando ci si apre di fronte al Verbo eterno di Dio, l'amore di Dio. Chi è che mi dà speranza a te, alla tua famiglia, alla tua casa, speranza che non è delusa? È l'amore eterno del Signore. Quindi, proprio così. E Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria. È disprezzato perché come fa ad essere uno che lavora con la segatura ad essere figlio di Dio? Ma quello è il mistero dell'amore di Dio. Uno che è venuto vicino a noi, uno che si è fatto uno di noi, e rimanevano stupiti. E poi veramente cosa succede? Lì non poteva compiere prodigi, nessun prodigio, solo impose le mani a pochi malati e li guarì. A chi li guarisce? A quelli che lo riconoscevano come il Signore, quelli che gridavano a lui: Maestro, salvami, Signore, dammi la grazia, dammi la luce, la forza. Così accade
nella testimonianza dei santi, e così accade in noi. Chiediamo col cuore umile: Signore, salvami, fammi capire meglio la fede cristiana, fammela vivere meglio, tu stammi vicino come sei sempre stato vicino, fa che io, partecipando alla liturgia la domenica e negli altri momenti importanti, possa incontrare la tua presenza infinita, che io non mi scandalizzi di te, ti mandi lontano dalla mia vita, ti lasci lontano e ti invochi solo in certi momenti, ma che ti possa seguire giorno dopo giorno. Ecco, questo è il grande dono che noi facciamo, e Gesù l'ha fatti pure lì a quei pochi che si sono spalancati al suo amore e alla sua presenza, e il bene è accaduto. Carissimi, celebrando questa festa di San Martino e Santa Comasia, voi li sentite familiari, li sentite di casa, ed è bello sentire familiare, è un fatto identitario. Ieri, quando ho portato le reliquie sulla piazza, ho benedetto tutta la città, ho benedetto tutta la città, e si sentiva il suono della banda, pur con le restrizioni che non possiamo fare la processione, abbiamo portato San Martino nella sua reliquia presso la gente. La gente sente la presenza del santo, il suo amore, e quindi la grandezza del santo è la piccolezza nella fragilità che è la nostra Chiesa, che è la comunità cristiana, nella fragilità che è l'opera del Vescovo, dei sacerdoti, per venirci vicino, per starci vicino, per sostenerci. Questa cosa è importantissima, la familiarità di Dio si è fatto nostro familiare, e i suoi vicini di casa non lo hanno riconosciuto, perché dicevano: ma questo lo conosciamo bene, è il figlio del falegname, è il falegname. E invece lui rivela tutta la sua maestà nelle piccole cose, nella carità. E così oggi San Martino ci insegna ad accogliere l'amore di Dio nella fede, ad accogliere l'amore di Dio nella speranza, la speranza di un futuro migliore, la ripresa nostra, la resilienza. Tutto questo che diciamo avviene quando il cuore di ciascuno di noi è toccato da un amore più grande e dice che per me c'è speranza, che per me c'è luce, per me il cammino è un cammino di luce. E quindi diventa carità, diventa vicinanza ai più bisognosi, vicinanza a tutti coloro che hanno il cuore ferito, il cuore spalancato, ferito dal dolore, ma spalancato all'amore di Dio. Il mio augurio a ciascuno di voi, a tutta Martina Franca, è proprio di vivere questa ripresa nella forma più bella, più degna. Di vivere una ripresa ci deve essere una ripresa dal punto di vista personale, dal punto di vista sociale, dal punto di vista ambientale, una ripresa, un cambiamento di rotta, ma una ripresa in cui non veniamo fuori da come eravamo prima, ma trasformati, perché le grandi domande sono diventate più vicine e l'amore di Dio si manifesta ancora, dandoci coraggio, amore, gioia e speranza. Che San Martino e Santa Comasia vi proteggano, che la Madre di Dio vi sia vicino e che su tutti voi scenda la benedizione di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo insieme la fede recitando il Credo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create.
per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione e la vita del mondo che verrà. Amen. Dio ha suscitato una schiera innumerevole di pastori e di maestri, testimoni del Signore Gesù, unica vera guida dell'umanità. Chiediamo al Padre di moltiplicare i suoi interventi misericordiosi per la crescita della Chiesa e la salvezza del mondo. Preghiamo insieme e diciamo: Dio, fonte di santità, ascoltaci. Dio, fonte di santità, ascoltaci. Per la Chiesa, perché, sull'esempio di San Martino, sappia condividere i suoi beni con coloro che vivono momenti di bisogno e di povertà, non solo materiale, ma soprattutto morale e spirituale. Preghiamo. Per i sacerdoti, perché riconoscano nel Vescovo il Signore Gesù, Maestro e guida di ogni uomo di buona volontà, e sappiano trasmettere questo amore a tutti i fedeli. Preghiamo. Dio, fonte di santità, ascoltaci. Per i militari e le forze dell'ordine, perché il loro servizio alla cittadinanza non sia offuscato dalla sete di potere e di oppressione verso i più poveri e gli indifesi. Preghiamo. Dio, fonte di santità, ascoltaci. Per la nostra comunità, perché, come San Martino, possiamo mettere al centro delle nostre attività la cura dei poveri e dei sofferenti, quali buoni samaritani del nostro territorio. Preghiamo. Dio, fonte di santità, ascoltaci. O Padre, che ti riveli nei tuoi servi fedeli, concedi a noi di comprendere il messaggio di santità che ancora oggi ci trasmetti al cuore della Chiesa, e che San Martino e Santa Comasia proteggano la nostra comunità per Cristo nostro Signore. Amen. Siamo tuoi, e con
centralci uniti nella vita. Fecondi sono uniti a te. Le mani alzate verso te, Signore, per offrirti il mondo. Le mani alzate verso te, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva la grazia del nostro sacrificio, allora gloria del suo nome e per il nostro e per la sua santa Chiesa. Santifica, Signore nostro Dio, questi doni che ti offriamo con gioia in onore di San Martino, perché con il loro sostegno siamo sempre guidati attraverso le vicende liete e tristi della nostra vita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la festa di San Martino, con i suoi esempi da rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, nella sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria. Ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Cataldo, i santi Martino e Comasia e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Filippo, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Invochiamo ora con il cuore pieno di gratitudine per la presenza dei suoi santi il nostro Padre che è nei cieli. Lo invochiamo col canto, con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così debiti
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con un inchino scambiatevi, auguratevi un segno di pace. Di invitati alla cena dell'agnello, o Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. La comunione sarà distribuita in tre punti, due al centro e uno oltre la metà della chiesa. Se ci sono carrozzine possono restare ferme perché la comunione verrà portata sul posto. Sim.
alla tua mensa corsi siamo, pieni di fede nel mistero. O Trinità, noi ti invochiamo, Cristo sia pace al mondo in te. Grazie. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con il sacramento dell'unità, concedi a noi di vivere in perfetta concordia con il tuo volere, perché imitando San Martino nella totale sottomissione a te, gustiamo la gioia di essere veramente tuoi, per Cristo nostro Signore. Adesso la benedizione solenne in questa festa di San Martino Santa Comasia per tutti voi qui presenti, perché con l'amore di Dio che è immenso ed è vicino, si fa piccolo, si fa semplice, possiamo essere confortati nel cammino della vita. La mia benedizione a tutti quanti, particolarmente anche all'amministrazione comunale, al sindaco, questo ultimo periodo che lei passa sia un periodo che lanci la ripresa e la resistenza in tutti gli aspetti, dal cuore alle opere esterne. E poi per tutti quanti, e portatelo ancora in particolare ai nostri cari fratelli e sorelle dell'Unità Alsi. Come avete visto, la preferenza del Signore è per le persone semplici che portano la sofferenza nel cuore, per confortare, che il Signore vi conforti sempre. Poi a tutti, di qui benedico tutti voi presenti e tutte le famiglie, tutte le persone, che possiamo essere pieni di gioia, seguendo il cammino del Signore anche nelle difficoltà,
e che questa fase della pandemia possa passare, possiamo superarla e uscirne arricchiti nella fede e nella solidarietà. Do a tutti la benedizione. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Dopo questa bella liturgia, una buona festa per ciascuno di voi. Il Signore vi benedica, buona festa a tutti quanti.